Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Ci concentriamo subito su opere che riguardano la città di Salerno con una novità importante che riguarda l'area dell'ex pastificio Antonio Amato, situata ai confini tra i quartieri di Mariconda e Mercatello. Si è deciso per demolire completamente l'ex molino e sarà una riunione in prefettura nei prossimi giorni a definire tutti i dettagli. Sarà una riunione in prefettura a Salerno in programma a fine luglio a definire i dettagli per la demolizione dell'ex molino del pastificio Antonio Amato nel quartiere di Mariconda. Cambia l'ipotesi iniziale di riqualificare l'edificio esistente. L'abbattimento va però concordato con RFI. La presenza della linea delle ferrovie italiane necessita per procedere alla demolizione dell'immenso edificio di un piano concordato per la sospensione e il rallentamento dei treni. La riunione in prefettura servirà dunque a definire tempi, modalità, costi e anche chi dovrà sostenere gli oneri necessari per l'intervento. Prevista in un primo momento per il prossimo 27 luglio, la riunione è stata traslata ai giorni successivi su richiesta di Ferrovie Italiane. La demolizione dell'ex pastificio Antonio Amato è un'azione propedeutica all'avvio del programma di riqualificazione dell'area, dove dovrà nascere un nuovo complesso residenziale con un progetto però completamente diverso al sogno prospettato dalla storica famiglia Amato prima del fallimento dell'azienda. Il progetto disegnato dall'archistar Jean Novel non sarà più realizzato, così come non verrà mantenuta fede alla promessa di non abbattere lo scheletro della fabbrica che ha segnato il destino della città di Salerno, ma che oggi rappresenta un fantasma. L'area viene interessata spesso da attività di vandalismo. Poco più di 2 mesi fa ci fu un incendio nella palazzina degli uffici amministrativi che è già stata abbattuta nelle scorse settimane. L'intero edificio è stato poi preso d'assalto dai ladri di rame e in uno dei tentativi di portar via il prezioso materiale negli anni scorsi si verificò anche la morte di una persona folgorata da un cavo elettrico. Insomma, una storia complicata quella dell'ex pastificio Amato che ora si avvia ad essere cancellata. Nell'area sono già presenti i mezzi dell'impresa che si è aggiudicata all'asta fallimentare il terreno e sono stati effettuati degli scavi. A proposito di grandi opere, ieri in occasione della presentazione del nuovo progetto per il Pala Salerno è stato proprio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a ripercorrere in qualche modo quelli che saranno i prossimi 2 mesi, un vero e proprio sprint per il comune capoluogo che vedrà a settembre l'inaugurazione di Piazza della Libertà, a fine luglio l'avvio del cantiere per l'aeroporto e poi la nascita del nuovo ospedale. Abbiamo, credo, 2 o 3 mesi di avvio di grandi lavori o di conclusione di grandi lavori. La conferenza stampa di presentazione del progetto per il nuovo Pala Salerno è stata ieri l'occasione per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di ricordare gli altri interventi finanziati dalla Regione Campania e che si svilupperanno nei prossimi mesi nel territorio della provincia di Salerno. In primo luogo, il pensiero del governatore è andato all'avvio dei lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. A fine luglio è previsto l'avvio del cantiere ed il presidente De Luca non ha mancato di sottolineare le ricadute economiche e turistiche che il rilancio dell'importante infrastruttura avranno sull'intero territorio campano. Ma riferendosi più strettamente invece al comune capoluogo, Vincenzo De Luca ha promesso di aprire Piazza della Libertà in un sabato di settembre ed ha annunciato l'avvio dei lavori per il nuovo policlinico di Salerno. Parte a settembre anche il policlinico di Salerno, partirà subito dopo un polo pediatrico europeo a Napoli. Si completa Piazza della Libertà davanti al centro storico della città di Salerno. Stiamo davvero cambiando il destino di questa città, c'è da essere orgogliosi. Non è mancato poi il consueto appello civico del presidente della regione, dobbiamo aiutarci tutti a mantenere bene quello che viene realizzato. Sì, ovviamente ogni volta che realizziamo belle opere, grandi opere, chiediamo che cresca lo spirito civico e il senso di responsabilità dei cittadini. Se vogliamo città europee, dobbiamo avere cittadini rispettosi delle regole e delle leggi.
E ieri durante l'incontro con la stampa il presidente De Luca aveva in qualche modo citato l'episodio della discoteca di Salerno, il video di una festa senza controllo, senza rispetto delle regole, era stato tirato in ballo da Selvaggia Lucarelli. Ebbene, oggi arriva il provvedimento delle forze dell'ordine, i carabinieri emettono una sanzione e c'è anche il coinvolgimento della prefettura che potrebbe arrivare ad ulteriori decisioni. Tutti i dettagli. Dopo il clamore social della festa in discoteca in un noto locale della Movida sulla litoranea di Salerno, con il video postato su Instagram da Selvaggia Lucarelli, l'influencer giornalista, ed il commento giunto ieri anche del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, arriva la sanzione per il locale che non ha rispettato le norme anti-Covid. Sono stati i militari della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia, proprio grazie all'attenta visione dei filmati postati sui social network, che dopo aver concluso tutti i necessari accertamenti hanno deciso di elevare nei confronti del proprietario del locale situato sul litorale salernitano una contravvenzione per inosservanza della normativa anti-Covid. Lo scorso fine settimana infatti nella discoteca è stata organizzata una serata con un noto DJ con la possibilità di servire bevande ai tavoli con accesso su prenotazione obbligatoria, l'obbligo anche di usare mascherine, dispositivi di sicurezza, garantendo il distanziamento sociale. I video però hanno dimostrato che così non è stato e la serata si è trasformata in un'orgia danzante, come dimostrato proprio dalle immagini. Dell'attività di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri è stata informata la prefettura di Salerno, che potrebbe arrivare a emettere ulteriori sanzioni anche alla chiusura dello stesso locale. Come ricordavamo, era stata la giornalista influencer Selvaggia Lucarelli a postare le immagini della discoteca di Salerno, richiamate ieri anche dal governatore De Luca, la prima per evidenziare la sofferenza di chi rispetta le regole, i gestori per esempio delle discoteche vere e proprie, mentre sui lidi si trasformano in serate danzanti ogni occasione ed eventi, mentre De Luca aveva utilizzato l'evento per lanciare l'ulteriore allarme su una possibile ripresa dei contagi legati alla variante Delta. Salerno si conferma città dell'accoglienza dopo aver ospitato numerosi sbarchi di migranti proprio nel suo porto. La città oggi presenta il progetto della nave Rescue. Sentiamo di che cosa si tratta. Presentare i dettagli del progetto Rescue People, Saving People, ma anche raccogliere fondi per sostenere l'iniziativa. E l'obiettivo, dice, è una nave che parte da Salerno. La manifestazione presentata questa mattina nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e anche dell'arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi. Ad organizzare la manifestazione il villaggio di Esteban, per rappresentare la nave di ricerca che si è aggiunta alla flotta civile per salvare vite umane nel Mediterraneo. Salerno si conferma dunque città dell'accoglienza e l'importante traguardo che è stato raggiunto con la nave è stato reso possibile proprio grazie agli intensi sforzi e all'impegno di migliaia di sostenitori, più di 3.000 donatori che in questi mesi hanno creduto nel progetto. La Rescue People è un'imbarcazione di 39 metri che ha già solcato il Mediterraneo centrale per soccorrere i naufraghi. Dobbiamo essere tutti concordemente uniti per salvare le vite umane, ha detto il vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi. Salerno si è sempre dimostrata, direi, all'altezza della sua storia, della sua dimensione di città accogliente, capace di solidarietà e di rispetto verso gli altri. Quindi, ecco, è importante non abbassare la guardia, perché è un problema che ancora fa soffrire tante persone e talvolta purtroppo registriamo ancora delle tragedie in mare. Sbarcati sulle nostre banchine, rapidamente disbrigavamo le pratiche indispensabili e li accompagnavamo nei luoghi di accoglienza per limitare al massimo ulteriori sofferenze. Abbiamo avuto la tragedia del mare che ha visto 26 vittime, giovanissime, che è stata una ferita ancora che non si è ancora curata del tutto, anzi quasi per niente, e anche per questo abbiamo avuto un atteggiamento di pietas, di grande
con partecipazione emotiva, le abbiamo dato sepoltura nel nostro cimitero, alcune altre nei cimiteri con termini, con una sobria cerimonia dell'imam e del vescovo. Insomma, credo che noi come Salernitani abbiamo contribuito a tenere alto e a salvare l'onore dell'Italia. Questa iniziativa di quest'oggi si aggiunge a questa scala di valori che per noi sono valori non negoziabili, e quindi noi applaudiamo e ringraziamo quanti si cimenteranno in quest'opera con la Rescue, e sono certo che un ulteriore tassello di civiltà serva in periodi come questi, che sono gravati ancora dalla pandemia e che hanno visto una gelata nei rapporti umani e nei rapporti del mondo. Nel pomeriggio, con un'iniziativa pubblica presso il Parco del Mercatello, verranno sensibilizzati i cittadini salernitani a sostenere l'iniziativa. Comincia la sua attività raccogliendo fondi per comprare una nave, allestirla sia nella parte materiale sia con l'equipaggio che serve per navigare nel Mediterraneo. La nave in questo momento è a Buriana in Spagna ed è, come dire, in fase di sistemazione, tra una settimana sarà in acqua, quindi comincerà a navigare nel Mediterraneo. Vorrei dire, nella speranza che non trovi nessuno, ma purtroppo sappiamo che succederà, come è successo in questi anni, delle tante barche che portano queste persone che scappano da guerre, carestie, difficoltà economiche, discriminazioni. Nella speranza che, come dire, Rescue possa essere la prima nave a non essere bloccata, la prima nave a non essere sequestrata quando chiederà un porto dove attraccare. Sappiamo purtroppo che non sarà così, siamo già pronti al fatto che questa cosa accadrà, però era necessario farlo perché è, come dire, innegabile che la politica di accoglienza dei migranti in questi anni è una vera e propria tragedia, per non usare un termine più duro. La gente in mare va salvata assolutamente, si può discutere nel prima e nel dopo, ma quando la gente in acqua sta annegando va salvata. E a proposito invece di Movida, torniamo sulla questione. Dopo aver parlato della discoteca multata, anche a Cava ci sono stati una serie di controlli, tutti i dettagli nel prossimo servizio. La Campania fa parte della zona a rischio epidemiologico bianca e nonostante l'emergenza sanitaria e nonostante le ordinanze regionali a essa correlate, domenica scorsa la polizia di Cavare Tirreni, coordinata dal vicequestore Fedele, è intervenuta più volte per tutelare la Movida. Anche a seguito di segnalazioni dei residenti del centro storico, le forze dell'ordine hanno contestato infatti l'inosservanza al rispetto dei limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione ad asporto di bevande alcoliche. In pratica è emerso che tre titolari di bar, tra i diversi controllati, sono stati trovati a vendere disinvoltamente bevande alcoliche ad avventori con asporto, omettendo di offrire il servizio ai tavoli, e ciò ben oltre il limite orario previsto delle 22. Contestate anche violazioni all'ordinanza regionale al titolare di un distributore di bevande H24, anch'esso sito in pieno centro cittadino, per non aver osservato il limite di erogazione delle bevande alcoliche oltre il limite consentito. Ai quattro titolari delle attività di somministrazione bevande sono stati inflitti verbali di violazione amministrativa con la conseguente sanzione da 400 a 1000 euro, questo solo a Cava dei Tirreni. Dunque la guardia resta alta per l'emergenza sanitaria. Ed intanto, a proposito di cronaca, un'importante operazione è stata effettuata anche a tutela degli animali di affezione. È stato il nucleo provinciale dell'ENPA ad intervenire nel territorio dell'Alto Ebolitano, trovando in un'azienda di circa 6 ettari animali, dei cani circa 25 di varie età e razze, detenuti in condizioni veramente incompatibili alla loro natura. L'imprenditore è stato denunciato. Adesso andiamo ad Agropoli, dove ci sono buone notizie sul fronte Covid. È infatti solo una la persona che si trova ancora ricoverata nell'ospedale. Tutti i dettagli.
Dopo lunghi 9 mesi di lavoro nel reparto Covid a Agropolese, resta solo un paziente ricoverato originario di Casalvelino e giunto circa 20 giorni fa nel reparto speciale. Sono stati mesi intensi di lavoro, abbiamo gioito per le tante guarigioni, ma abbiamo anche pianto e ci siamo sentiti sconfitti insieme ai familiari delle tante persone che non ce l'hanno fatta. Sono le parole della dottoressa Rosa Lampasona, responsabile del reparto Covid a Agropolese, che ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dall'attivazione del reparto speciale. Noi da ieri abbiamo dimesso 3 pazienti, abbiamo attualmente un solo paziente ricoverato in terapia subintensiva che le sue condizioni attualmente non destano preoccupazioni, quindi siamo in attesa, speriamo a breve, di negativizzazione. Abbiamo ricoverato da quasi un mese, dal 30 giugno, e si spera che a breve possa tornare finalmente a casa, e speriamo che nei prossimi giorni non possa ricoverarsi più nessuno nel nostro presidio ospedaliero. Il vostro lavoro è stato incessante da diversi mesi, dal mese di ottobre, ecco, specifichiamolo. Ad oggi quanti ricoveri, dottoressa, sono stati effettuati presso il reparto speciale? Ad oggi, quasi 9 mesi dall'apertura del 27 ottobre, abbiamo fatto 153 ricoveri tra terapia intensiva e subintensiva, per cui un numero abbastanza notevole che ci ha portato un grosso impegno in questi 9 mesi, non solo di lavoro fisico ma soprattutto psicologico, perché lavorare con questi pazienti e supportarli, soprattutto non solo da un punto di vista medico, farmacologico e terapeutico, ma soprattutto psicologico, lì dove erano qui da soli e quindi anche le famiglie di appartenenza ce li hanno affidati, per noi sono diventati nostri familiari. Per quell'impegno di tutto il mio staff, compreso noi medici, la dottoressa Nisi è qui con me, ha iniziato a lavorare da subito con me il dottore De Martino, insieme a tutti gli operatori, non solo gli infermieri, io parlo anche degli operatori sociosanitari, ci siamo occupati di questi pazienti come veramente fossero i nostri familiari. I parenti ce li affidavano dicendoci ogni giorno: dottoressa, una carezza in più a papà, a mamma. E quindi per noi è stato non solo un lavoro fisico, ma soprattutto un lavoro psicologico che ci ha portato a piangere quando abbiamo perso pazienti che per noi erano diventati ormai i nostri familiari, e ci ha portato a gioire quando finalmente sono tornati a casa e abbiamo potuto riconsegnarli alle proprie famiglie. Bene, andiamo adesso invece a Castellabate per parlare dell'avvio del festival che si sta svolgendo nella cittadina del Cilento. Creatività e tanti sorrisi. Questi gli elementi che non sono mancati nella serata di ieri, lunedì 19 luglio, alla cerimonia di inaugurazione della 3ª edizione del Castellabate Film Festival, che volgerà al termine sabato 24 luglio. Dei 70 film in programma per il festival, ieri sono stati trasmessi 9 cortometraggi della sezione Castellabate basati sulle seguenti tematiche: i giochi, i genitori e le emozioni. I seguenti lavori sono stati realizzati nell'anno scolastico 2019-20, giusto in tempo prima della pandemia. Molteplici i premi che sono stati consegnati, a partire dal trofeo Flora Guida, in onore proprio dell'insegnante col suddetto nome, che ha dato tanto per la comunità di Castellabate. Dopo la visione dei cortometraggi, sono stati chiamati sul palco il sindaco del comune di Castellabate, Luisa Maiuri, e Guido Manente, uno dei figli di Flora Guida. Questi ultimi hanno rispettivamente premiato e consegnato targhe e medaglie. La premiazione iniziale è stata data al plesso Infanzia Castellabate con la docente Restuccia Antonietta e una rappresentanza di bambini che hanno realizzato il cortometraggio intitolato Il tramonto più bello. Si sono susseguite le premiazioni rispettivamente dei lavori Azita, Il filo, Il gioco è una cosa seria, dare fino al 24 luglio 9 serate, all'insegna di divertimento, attività per bambini, talk show televisivi e conferenze stampa con artisti dei film. E adesso la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni.
Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film Storia di un matrimonio. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Si riparte giovedì 22 luglio con la rassegna Un libro sotto le stelle, organizzata dall'Associazione Meridiani, che si svolge a bordo del traghetto Aquarius della Travelmar, con partenza alle 19.30 dalla stazione marittima di Piazza della Concordia a Salerno con direzione Positano. Giovedì 22 luglio, ultimo lavoro degli attori Gigi e Ross e Oreste Ciccariello, dal titolo Al posto giusto al momento giusto, con la proiezione anche del cortometraggio ispirato al libro omonimo. Per salire a bordo dell'Aquarius è richiesta la prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Saldi in Campania, si parte dal 3 luglio per gli amanti dello shopping, offerte da prendere al volo al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte, offerte estive imperdibili, lo shopping su misura al centro Le Cotoniere in via dei Greci a Salerno, www.lecotoniere.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. La Salernitana alla ricerca di rinforzi sul mercato, ne parliamo tra poco, subito dopo le previsioni del tempo. Restate con noi. In collaborazione con... Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare, ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. Oh, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te, su misura. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. La Salernitana è alla ricerca di rinforzi sul mercato dopo gli innesti di Zortè e Ruggeri dall'Atalanta. Il club granata è prossimo a chiudere per il mediano Obi e intanto tratta anche con la Sampdoria per alcuni calciatori. Nadir Zortea si è allenato questa mattina agli ordini di Fabrizio Castori e presto sarà raggiunto da Matteo Ruggeri, altro esterno di proprietà dell'Atalanta. Sulle corsie laterali manca un altro laterale destro e tra le opzioni si valuta anche Fabio De Paoli, rientrato alla Sampdoria dal prestito al Benevento e con un passato anche nell'Atalanta. In blu cerchiato potrebbe essere in esubero e potrebbe essere alla portata anche più di Letizia, che il Benevento per ora non lascia partire e soprattutto non è disposto a regalare. Sul mercato c'è anche l'Orini del Parma, che è stato accostato proprio alla Samp. Col francese a Genova, De Paoli partirebbe automaticamente. La Salernitana con la Samp ha parlato anche di Federico Bonazzoli, attaccante del 97, assistito da Tullio Tinti, che ha già portato in granata Zortè e Ruggeri, e cura anche gli interessi di Alberto Ceri, in uscita dal Cagliari. In attacco Castori ha chiesto tre innesti e Bonazzoli potrebbe essere il primo. Sul taccuino anche Coda del Lecce, Favilli del Genoa ed un as del Napoli, che però guadagna tanto, mentre potrebbe essere più abbordabile il brasiliano Matos dell'Udinese, che Castori allenò ai tempi del Carpi. Dal club fruliano si attende il ritorno in grata di Koulibaly, mentre per il nigeriano Obi c'è ottimismo. Proposto un altro calciatore del Chievo, il classe 2000 Viviani, assistito sempre da Tinti. Piace molto Ondoi del Brescia, che potrebbe arrivare in grata anche grazie ai buoni uffici con il suo agente Giuffredi. Il Napoli è in esubero Palmieri e Follorunzo. In difesa si valuta Ranieri della Fiorentina e potrebbe profilarsi un'occasione a costo zero, ossia il francese del Chievo Leverb. Occhi sempre aperti su Strune Gaiolo. La Lega ha stabilito dati e orari delle prime due giornate di campionato. La Salernitana esordirà domenica 22 agosto alle 18.30 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prima gara alla Rechi il 29 agosto alle 20.45 contro la Roma.
Manca poco più di un mese al debutto in campionato dei Granata, che proseguono la preparazione a Cascia. E noi, proprio dalla sede del ritiro della Salernitana, ci colleghiamo subito in diretta, lo vedo già pronto, con Francesco Di Pasquale. Buon pomeriggio Francesco, dici subito tutte le ultime novità. Buon pomeriggio agli amici di TV Oggi, gli amici Granata di TV Oggi. Ebbene, la mattinata insomma si è svolta insomma sotto un lavoro duro per i ragazzi della Salernitana di Mister Castori. In termini di allenamento si intende, divisi tra palestra e campo, il buongiorno alla Country House è iniziato con una serie di flessioni, ma non prima di aver dato il benvenuto a Nadir Zortea, applaudito dai compagni e supportato anche da Mister Castori. La sessione poi è proseguita in semicerchio con un lavoro di attivazione muscolare di circa 4 minuti, un lavoro intensivo quello di oggi dopo il riposo di ieri pomeriggio sotto un cielo che mai fino ad oggi insomma ha illuminato così Cascia durante il remontaggio sul terreno di gioco, un cielo sgombro da nuvole. Il gruppo si è poi diviso in circuito tra allunghi, tiri a rete con la mini porta dei rimbalzi e chi anche sul posto ha fatto un lavoro muscolare. Un allenamento particolare a coppia, gli ordini di Pestrin, è stato svolto dai calciatori Granata che avevano l'obiettivo insomma di centrare, di fare canestro dentro un secchio con una serie di passaggi, palleggi e colpi di testa. C'è un clima disteso in ritiro, soprattutto sotto incitamento costante di Capitan Di Tacchio, che applaude insomma i compagni ad ogni sessione. Prima di continuare però il lavoro in palestra, allenamento anche sulla risposta fisica, è inutile dire che tra i più competitivi ha vinto Jaruzelski. La squadra si ritroverà di nuovo sul campo oggi alle ore 17 e seguiremo e vi aggiorneremo con tutti gli aggiornamenti qui da Cascia. Bene, grazie, grazie Francesco e grazie a Radio Castelluccio RCS 75. Intanto noi proseguiamo con il basket Quirino De Laurentiis, è il nuovo centro della Givova Scafati con cui ha stipulato un contratto biennale. Fisico imponente in virtù dei suoi 2,6 m per 107 kg, De Laurentiis è nato nel 1992 in provincia di Chieti ed è un giocatore molto duttile, in grado di giocare anche nel ruolo di ala forte, grazie alla sua mobilità e fisicità. Nella scorsa stagione è stato punto di forza di Rieti, dove è stato allenato da Coach Rossi, che lo ha voluto con sé anche nell'avventura Scafati. Tanta esperienza sui parquet della A2, De Laurentiis è pronto a mettere a disposizione della Givova Scafati le sue indubbie qualità. Agrigento, Forlì, Tortona e le sue tappe in A2 ed ora la possibilità di consacrarsi a Scafati dopo una stagione dei numeri importantissimi alla corte di Coach Rossi in quel di Rieti. Ancora basket, Nicolò Rinaldi e l'ex mestre, il sesto componente del roster della Virtus Arechi Salerno targata 2021-2022, prosegue dunque a passo spedito nel suo lavoro il DS Corvo, che con l'arrivo di Rinaldi ha inserito l'uomo giusto al posto giusto con l'ala forte, 198 cm, classe 1993, è stato infatti aggiunto un nuovo tassello nel reparto lunghi. È davvero tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.